appuntamento delle interviste di Yes Life. Oggi abbiamo con noi un attore italiano che è diventato famosissimo, tutti lo conosciamo come il samurai di Suburra, la serie. Sono molto contenta di ospitare Francesco Acquaroli, benvenuto su Yes Life e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a te, ciao a tutti, ciao. Allora Francesco, lo dicevo prima, sei insomma sulla bocca di tutti quelli che hanno seguito la serie Suburra, un grande successo con il ruolo di Samurai. Cosa ti ha dato interpretare un ruolo così chiave in quella che poi è stata la prima serie Netflix italiana, ovviamente? Beh, mi ha dato tanto. È stato un personaggio che è riuscito a entrare nel cuore del pubblico, quindi mi ha dato tanto, sia in termini di popolarità, ma anche così, diciamo, è stata un'occasione per fare un personaggio, diciamo, al limite, molto estremo, e quindi sono sempre occasioni molto, molto ricche per un attore. Beh, assolutamente. L'hai detto estreme, è un po', correggimi se sbaglio, senza anticipare magari a chi è che non ha visto l'ultimo appuntamento della serie. Quando Samurai esce di scena, lui che è stato insomma questo tessitore di tutte le trame tra lo Stato, la Chiesa, la criminalità, è un po' come se tutto si deflagrasse, come se Roma perdesse un po' quello che era il suo macchinista oscuro. Beh, sì, diciamo che lui rappresenta il, come hai detto tu, il collante tra tutti i centri di potere oscuro che si agitano nella capitale, e quindi quando poi lui a un certo punto smette di fare questa sua funzione, e tutto ne risente, viene condizionato, la sua assenza condiziona ancora di più forse che non la sua presenza. Assolutamente, perché vabbè, poi sappiamo che la serie è purtroppo terminata. Certo, sì. E su questo ti volevo dire, cosa ti ha dato in questi anni lavorare in una serie del genere? L'avete detto più volte, è stata anche una grande famiglia. Si è ricreato una bella squadra e poi soprattutto veramente un grande successo di pubblico. Sì, abbiamo detto, è stata un'occasione importante a tanti strati, diciamo. Quindi sono stati 3 anni molto belli che mi ricorderò sempre, perché è stata un'atmosfera sempre molto festosa, molto anche familiare, quindi eri completamente a tuo agio, anche se il lavoro era tanto, quindi c'era tanto impegno, tanta roba da fare, sentivi la competizione con tutte le serie del mondo, perché Netflix poi produce serie in tutto il mondo, quindi era partecipare come una specie di Olimpiade, insomma, dove ti confronti con tutte le nazioni, con i talenti di tutte le nazioni, quindi sicuramente è un'occasione che non puoi sbagliare, e quindi c'era tanto impegno. Poi però quando si crea questa atmosfera così amichevole, così di rispetto e stima reciproca, diventa tutto molto più semplice, insomma. Bello, bello. Beh, però nell'ultimo periodo tu dicevi, insomma, è stato un modo anche per confrontarsi a livello mondiale, hai avuto anche un'altra grande e bella esperienza che è quella di Fargo, sei uno dei protagonisti della quarta stagione. Di questo che cosa ci puoi anticipare? Come ti vedremo in questa nuova veste di Eva al Violante? Dunque, prima di tutto è un film, diciamo, d'epoca, perché è ambientato nel 1949-50, quindi recuperiamo quegli anni che sono belli da tanti punti di vista.
è stata un'esperienza anche quella molto forte, molto, molto impegnativa. Per noi attori italiani è stato, possiamo anche dirlo, insomma, il coronamento di un sogno, perché entrare nell'industria cinematografica americana, insomma, è qualcosa che senti di importante. Loro sono stati straordinariamente accoglienti, lavorare lì è stato anche lì molto semplice, molto facile, perché poi il lavoro dell'attore quello è, dovunque tu lo faccia quello è. E trovare quindi lo stesso linguaggio, anche se c'era il problema dell'inglese, che non era proprio un problema da due soldi, perché poi naturalmente con i ritmi di lavoro sin dall'inizio loro parlavano con una velocità che magari io e forse anche qualcun altro dei miei colleghi non riuscivo a sostenere subito, quindi dovevamo far finta di capire, o comunque insomma c'erano inciampi di questo genere anche molto divertenti, però è stata proprio un'esperienza molto, anche quella molto bella, proprio molto bella. Beh, anche la possibilità di confrontarsi con un mondo un po' diverso da quello a cui in Italia siamo abituati. Sì, diverso non più di tanto. Certamente loro hanno dei mezzi straordinari, perché hanno insomma dei mezzi che noi non possiamo confrontarci su quel piano economico, insomma, è chiaro. Insomma, gli americani sono 330 milioni, noi 60, quindi già solo di mercato interno ci superano più di 5 volte. Esatto. In più parlano inglese, che è la lingua più usata nel mondo, quindi loro hanno già di partenza un mercato planetario, qualunque cosa facciano. Quindi è chiaro che non possiamo confrontarci con i mezzi, anzi noi dobbiamo, in questo senso, quando in Italia giriamo, dobbiamo sempre, come dire, mettere un surplus di inventiva e di creatività per sopperire appunto a questa, diciamo, diversa dimensione economica, per cui raggiungere la qualità per noi è più difficile, certamente. Comunque lì si vede che è un'industria rodata da ormai più di un secolo, quindi tutto funziona con un orologio al quarzo, cioè proprio non perdi un minuto, un secondo, non sprechi un dollaro, quindi è tutto molto, molto, vedi che è proprio una macchina oliata perfettamente. E questo è anche uno spettacolo nello spettacolo. Vabbè, immagino. Questi set immensi che funzionano con una fluidità e una precisione incredibile. Beh, i ruoli di cui abbiamo parlato sono due ruoli da cattivo, e diciamo che in questo piaci molto al pubblico. Secondo te perché, e poi soprattutto come ti sei preparato a questi due ruoli veramente molto forti? Ma sai, i cattivoni hanno sempre un fascino, quindi un fascinazzo che fa presa, e quindi se riesci a dargli un'anima, una rotondità, cioè se riesci a fare qualcosa di non bidimensionale, ma qualcosa di più carico, il pubblico apprezza, perché comunque la cattiveria degli altri fa sempre piacere vederla quando non condiziona la tua vita, quando non limita te. Quindi è sempre un piacere fare questo tipo di personaggi. Poi, scusa, poi mi sono perso. No, come ti sei preparato ad affrontare dei personaggi che in entrambi sono un po' dei giocatori di scacchi che tengono tutto in mano? Sì, però hanno delle differenze secondo me decisive, cioè se il samurai è un, io l'ho immaginato come un uomo solitario, mm-hmm, sì, e quindi ha costruito tutto da sé e che ha poi saputo mantenere questa posizione di dominio praticamente da solo, l'altro invece appartiene a un mondo organizzato, appunto alla criminalità organizzata, che
ha delle vere e proprie strutture, ha delle vere e proprie codici, regole che ti consentono di vivere in quell'ambiente il più a lungo possibile. Cioè è un approccio un po' diverso, anche se poi diciamo la sostanza dell'esistenza è la stessa, cioè un'esistenza basata sul crimine. Però sono due approcci diversi. Io mi sono, come dire, impegnato a fare due cose di questo genere, separate tra loro. Sì, e però il risultato è piaciuto veramente molto. E questo è un periodo molto intenso per te, lo dobbiamo dire. Adesso sei di nuovo sul set e tra l'altro mi viene da dire di un lavoro che secondo me sarà molto interessante vedere, che è quello di Alfredino, una storia italiana, che racconta appunto la storia di Alfredino Rampi, il bambino che è morto nel pozzo di Vermicino. E, innanzitutto è stata una pagina di storia che ha cambiato poi un po' le sorti dal punto di vista dell'organizzazione dei soccorsi in Italia. Tu qui interpreti un ruolo completamente diverso rispetto a quelli per cui abbiamo parlato fino ad ora, un ruolo delicato perché sei il comandante dei Vigili del Fuoco. Come state lavorando e che cosa di questo ci puoi anticipare? Perché insomma ti vediamo, siete ancora sul set, ci puoi dare qualche data, qualche chicca? No, data proprio no, perché non so, l'uscita su Sky è prevista nel 21, perché così si celebra il quarantennale, perché era l'81 quando successe Vermicino, quindi date non lo so, no, sinceramente non lo so. Ti posso dire che il lavoro è concentrato su quelle 60 ore maledette da quando arrivò l'avviso, la chiamata di emergenza, quando poi purtroppo andò a finire come andò a finire. Quindi sono 60 ore di molto convulse, molto tese, con continui rovesciamenti emotivi, perché a un certo punto sembrava di avercela fatta, poi no, poi sì, poi no, poi sì. Insomma, quindi è un lavoro molto, da questo punto di vista emotivo, molto impegnativo. E quindi, insomma, noi cercheremo di ricreare quell'atmosfera incredibile che coinvolse tutta Italia, tutte le famiglie, soprattutto tutte le madri e i padri di dell'epoca che assistettero a questa mi viene da dire ingiustizia, che poi non è colpa di nessuno, però il senso era quello, la frustrazione di subire un'ingiustizia inaccettabile, cioè la perdita di un bambino in una situazione non incredibile, insomma. Poi ci furono tutta una sequenza di sfortune, diciamo, di complicazioni che resero purtroppo impossibile il salvataggio di Alfredo. E quindi, però insegnò molto questo sacrificio, insomma, involontario del bambino, perché insegnò che non si potevano affrontare emergenze del genere con una dispersione tale di mezzi e di competenze, e quindi si creò la protezione civile, che adesso è uno dei vanti di cui dobbiamo essere fieri. E proprio Pastorelli, il personaggio che interpreto, fu il primo direttore chiamato dall'allora ministro Zambelletti della nascente protezione civile, che ha organizzato appunto un ente che sa affrontare queste cose con tutti i mezzi e con tutte le capacità presenti all'istante, insomma, senza andare a chiedere le corde di qua, le bombole in d'ossigeno. In modo organizzato e insomma è strutturato, sì. Cosa che allora appunto è quello che è mancato. Esatto. E quindi insomma è una storia. Poi c'è stato anche il lato, c'è il tema della comunicazione, no? Perché senza volere si inventò il reality, si inventò una comunicazione senza limiti, e quindi questa vicenda tragica della famiglia Rampi venne condivisa, appunto, e adesso è un termine molto usato, ma prima no,
con tutte le famiglie d'Italia. L'Italia si fermò in questo immenso abbraccio attorno alla famiglia Rampi, attorno a quel pozzo, e fu una cosa veramente molto, molto forte, e che determinò una svolta anche appunto nel mondo della comunicazione. E anche per una volta tanto gli italiani si sentirono, come dice l'inno, fratelli, perché furono tutti compresi e compassionevoli, cosa che adesso sembra quasi una parolaccia essere compassionevoli, ma prima invece è stato un momento di grande, anche, come dire, unione morale, oltre che politica, insomma. Quindi, insomma, Assolutamente. è stato un evento che mi sembra giusto ricordare. Mi sembra giusto poterlo ricordare attraverso una fiction che noi cerchiamo di fare al meglio, naturalmente, e che speriamo riesca a rendere quello che è veramente successo lì. Beh, io ne sono sicura, sicuramente sarà, insomma, Speriamo. forte, perché comunque lo dicevi, sono già 60 ore interminabili diluite poi nel corso della fiction, quindi sicuramente ci sarà grande pathos. Sì. Poi naturalmente sono quattro puntate da credo 1 ora e 20 l'una, insomma, così, quindi abbiamo dovuto condensare naturalmente. Possiamo fare 60, però Certo. sì, speriamo bene, dai, speriamo di aver fatto, di aver reso omaggio a questa incredibile storia. Per un po' sdrammatizzare, insomma, sul set hai ritrovato Giacomo Ferrara, con cui appunto hai lavorato da Purtroppo. poco con Suburra. Com'è stato ritrovarvi in un set completamente diverso e in personaggi completamente diversi? Cioè, quindi non essere più i samurai e lo spadino, ma delle figure veramente, cioè, oltre che veritiere, poi veramente di tutt'altro carattere. Ma io appena l'ho visto sono scappato, perché, come tu sai, non è che... Che tra l'altro, parentesi, ho visto stamattina che sei presente anche in una delle sue Instagram story. Capisci? Ecco, ma per quello sono scappato, perché tanto lo so che poi va a finire così. E no, niente, è stato, naturalmente, è stato un piacere per tutti e due ritrovarci. Ci siamo abbracciati come se avessimo, chissà, non ci fossimo visti da 20 anni. Invece in realtà non ci vedevamo da qualche mese. Però poi quando si formano questi legami, in questo mestiere è strano, perché poi alcune persone che magari non frequenti tanto, perché ci sono differenze di età, differenze di impegni, a volte non ci si vede più per anni. Poi quando ti rivedi, sembra di ritrovare un amico fraterno perché è così, perché si crea un legame di questo genere ed è un aspetto che a me piace molto di questo lavoro, perché lavorando su di noi, lavorando con le emozioni, i sentimenti, forse sarà questo, non saprei dirti esattamente cosa succede, però si crea questo tipo di rapporto che, insomma, anche questo aiuta a dare un senso a questo mestiere, che comunque è un mestiere un po' Sì, da matto. certo, il lato umano, oltre poi quello che noi vediamo sullo schermo. Però per te i progetti non sono ancora finiti, perché voglio nominare Il giorno e la notte, che è tra l'altro mi verrebbe da dire un esperimento veramente molto interessante. E ti vediamo insieme a Barbara Esposito, che dovrebbe Io essere casualmente qui. Guardala, lì vicino a te. non ci crederai, ma appare. Ecco, vedi? Le Ragazzi, magie del web. Grazie siamo ad anche alto a te, livello. Barbara, Grazie a te, Francesca. per essere qui. Allora, per chi non lo sa, voi siete una coppia nella vita privata e vi siete ritrovati insieme in questo lavoro in cui raccontate un po' le regole dello smart working.
L'avete girato completamente durante la pandemia e da casa, quindi raccontateci un po' veramente questo esperimento come è stato, sia dal punto di vista proprio del cambiamento del lavoro, perché dal set vi siete ritrovati in un set che è casa vostra, e dall'altro a lavorare fianco a fianco. Sì, prego. No, nel senso che eravamo in lockdown stretto, era marzo-aprile. Quindi c'erano delle regole ferree e noi siamo riusciti a fare questo film grazie all'idea di Daniele Vicari, sì. che ha voluto scrivere questa sceneggiatura insieme a Andrea Cedrola, ambientata in una specie di attacco chimico terroristico, ma quello è soltanto un escamotage per giustificare il fatto che queste coppie stavano tutte dentro casa e non potevano uscire. E quindi poi ci siamo ritrovati con un assistente che ci portava tutto il materiale fuori dalla porta, poi noi tramite Zoom stavamo in collegamento con tutto il set tecnico, con tutto il cast tecnico, scusa, il regista naturalmente, e quindi si montava il set e poi stavamo qui. È stata una cosa molto molto particolare, molto particolare. Beh, perché come voi abituati, diciamo, a lavorare su quelli che sono dei set veri, essere in un set un po' virtuale, immagino che non sia stato facile. No, infatti, assolutamente. Abbiamo fatto sia le prove che per la preparazione con Daniele Vicari, abbiamo fatto anche un'improvvisazione, abbiamo parlato della sceneggiatura insieme agli sceneggiatori. E abbiamo avuto una lezione tecnica con Gerardo Gossi, che è il direttore della fotografia, che ci ha insegnato a usare questo, apparentemente era un cellulare, tant'è che io pensavo che l'effetto fosse molto meno professionale di quello che in realtà abbiamo visto essere, e aveva un'ottica sopra il cosino della telecamera, e noi mettevamo su un cavalletto questo che fungeva da macchina da presa e dietro un telecomando di controllo dove telefonino, dove erano collegati tutto il set, e ci dicevano quando chiaramente aveva la scena lui, io facevo da operatrice, viceversa. La cosa terribile, cioè terribile, difficilissima, era quando dovevamo fare dei dialoghi, e quindi era tutto un alternarsi di cose anche veramente comiche a volte, cioè strisciando sotto i piedi del treppiedi del cavalletto, perché la casa non è una reggia e quindi non c'entravamo, insomma cose, credo che ci sia un backstage che farà veramente... Esilarante. Sì. Proviamo, sì, sicuramente. Però vi siete trovati anche nei panni, lo dicevi un po', di quello che non è solitamente il vostro ruolo, e quindi chiamiamoli aiutanti, registi, tecnici. È stato però forse anche bello da questo punto di vista. Sì, sì, sì. Sì, assolutamente, è stato molto divertente per quello, perché poi eravamo imbranatissimi a fare tutto. Quindi, poi piano abbiamo... Poi piano piano, quando abbiamo finito, eravamo pronti, però è stato divertente per quello, perché ci trovavamo in situazioni, ma io non capisco, ma cos'è sta cosa, ma che devo premere, e quindi e poi sei subito a recitare, perché poi tra l'altro il tema era, diciamo, un tema, non dico intimista, però insomma si studia quelle che sono i rapporti di coppia, che spesso con gli impegni che abbiamo, con la vita frenetica che abbiamo, tendiamo a dimenticare, no? Tutto quello che può essere una difficoltà che andrebbe affrontata, la parcheggiamo aspettando forse che si risolva da solo, perché comunque meriterebbe un impegno che non abbiamo voglia di mettere in atto, no? Perché la vita poi ci porta a fare tante attività, tante cose, anche più, a volte anche più, come dire, divertenti, di non stare lì a confrontarsi. E quindi, insomma, è venuto un film di tutt'altro tono rispetto al divertimento, diciamo, e
all'aspetto comico della messa in scena, proprio perché quello, infatti, credo che il backstage sarà un successone, magari più del film. Scusa un attimo che chiudo. Beh, è stato comunque un esperimento curioso, particolare nello stesso tempo, e soprattutto mi viene da dire, dimostra che comunque anche con la tecnologia, in un momento di difficoltà, si possono sperimentare nuove strade. No, infatti è stato proprio il punto di partenza di Daniele questo, il fatto di dire... Non è giusto star fermi, cerchiamo un modo con creatività di riuscire, per un omaggio al cinema, è stato un modo per dire a noi stessi e a chi agli altri che un modo si trova se si vuole. Siccome lui gestisce una scuola di cinema, con i suoi ragazzi proponeva nella didattica a distanza di realizzare dei corti senza uscire di casa, quindi rispettando le regole dei vari DPCM, ha detto ma perché non lo facciamo anche noi? Ci ha telefonato e ne ha parlato con noi, mi ricordo questa telefonata che è arrivata come un fulmine a ciel sereno, cioè nel senso buono. Poi io faccio più fatica a lavorare in realtà di Francesco. In genere noi donne siamo molto più svantaggiate, i ruoli sono meno, siamo molte di più e secondo me di media molto più brave. Quindi lavorare è... Quindi il fatto che dovessimo essere, che lui cercasse delle coppie nella vita chiaramente a me mi ha agevolato, cioè credo di essere una delle poche che il lockdown l'ha agevolata, però non sono felice e spero che venga fuori un bel lavoro. Noi l'abbiamo visto in una proiezione privata e devo dire che è un bel film che parla di, che prende spunto da un lockdown, ma che non parla di quello e non parla di noi come coppia. Siamo una coppia assolutamente diversa da come siamo nella vita, anche se abbiamo prestato la nostra casa e noi stessi, ma in realtà per raccontare altro. E devo dire, spero che ci siamo riusciti. Poi eravamo tante perché coppie. Perché dovremmo vederlo, ecco, secondo voi? Allora, intanto perché secondo me incuriosisce proprio la realizzazione, cioè il modo di girarlo è, io credo sia il primo, no? Non so se esistono altri esempi di film girati in questo modo. E poi perché Daniele Vicari è un grande regista, secondo me, e devo dire che i suoi lavori sono sempre interessanti. Tanti. E poi ha ci sono queste storie che non è che si intreccino, però che vivono nella stessa giornata, perché si svolge in un giorno e mezzo, e con aspetti diversi questa chiusura improvvisa crea dei cambiamenti nelle varie coppie, sia positivi che negativi, e quindi indaga anche le relazioni di coppia e quindi è anche interessante a prescindere dalla realizzazione di come è stato fatto, ecco. Okay. Ma per voi com'è stato recitare insieme e poi, lo dicevi, in quella che è solitamente la vostra casa e quindi nella quale vivete poi una vita totalmente diversa da quella che è stata ristretta? Incredibile. Noi avevamo di elementi nuovi le foto, perché la nostra coppia ha un figlio. No, figlio e basta. E noi in realtà invece non ce l'abbiamo figli, abbiamo quattro gatti e questa coppia non aveva gatti, quindi dovevamo nascondere gatti che volevano assolutamente partecipare anche loro alle riprese. E quindi abbiamo vissuto una settimana dentro una scenografia con le foto di questo bambino che era il nostro figlio. Io appena mi alzavo vedevo questa foto di questo bambino. Quindi è stato proprio un full immersion, è incredibile. Ma recitare con Francesco è stato meraviglioso, veramente. Non lo dico perché è mio marito. Avevamo un po' provato insieme. Il primo ciak. Lui non la pensa così dietro di te.
No, il primo ciak che abbiamo fatto, facciamo questa scena che avevamo già provato un po' da soli e con Daniele. Vabbè, decidiamo di girare, giriamo e lui doveva dirmi qualcosa di commovente e si commuove veramente, cioè veramente vedo che gli scendono veramente fisicamente le lacrime. Quindi quando ha dato lo stop ho detto no, vabbè, così è troppo, cioè veramente sono, è stato, no, è veramente bello lavorare. E poi Daniele è una persona così carina, non ti mette mai in soggezione, è sempre tranquillo, non si innervosisce mai, è stato veramente, le condizioni non erano facili, ma i Comunque, partner fanno secondo così. me si sono fatti delle risate incredibili tutti a vederci, perché guarda, era una cosa, Posso cioè, provare solo lontanamente ad immaginare. no, era una cosa divertente. Secondo me da vedere, cioè loro dovevano stare seri, però secondo me ridevano come dei pazzi. Anche perché quando davano pausa, loro dicevano ok, facciamo un attimo di pausa, non interrompevano mai il La zoom, collegamento, lo Zoom era tu te lo sempre. scordi e quindi viene fuori di tutto, capito? Tiravamo Beh, fuori. io direi che ci potrebbe essere una, diciamo, una seconda parte con tutti fuori Dietro le onda. quinte. Sì, veramente. Cose, abbiamo aneddoti su aneddoti. Beh, dopo questa, insomma, bella esperienza, lo chiedo a entrambi se ci potete anticipare qualcosa, cosa vi aspetta. Pensate di tornare ancora insieme sul set? Allora, noi ci siamo conosciuti on stage, in realtà in teatro, e abbiamo recitato in teatro un altro paio di volte, poi in realtà non ci è più capitato. Non è facile mettere su dei progetti, poi soprattutto adesso in teatro è molto difficile. Vedremo, vediamo, non abbiamo ancora chicche da annunciare, ma insomma ci stiamo lavorando. Io sto lavorando con un gruppo di donne. Con le quali, fra le quali c'è Elisabetta Pozzi, Silvia Salvatori, Francesca Ciocchetti e Elisabetta Fimiano, che sono cinque donne di teatro meravigliose, con le quali ci siamo trovate quest'estate in una residenza in Calabria e con le quali abbiamo progetti teatrali che speriamo di poter realizzare. Ora stiamo leggendo, scrivendo, riadattando e speriamo di poter tornare finalmente di fronte a un pubblico in teatri che possano finalmente riaprire. Eh beh, sì, speriamo, come dico sempre, per voi, ma anche per noi, soprattutto spettatori, perché insomma è Sì. una cosa che manca tanto E anche a me anche questa a crisi ogni noi. tanto. E quindi io con questo augurio speriamo di potervi vedere, insomma, presto. Con Francesco l'abbiamo già detto, l'appuntamento è per il 2021 con questa nuova serie. Io vi ringrazio molto, è stato Grazie veramente un piacere. a te. Bene, Francesca, Grazie. anche per noi.